Posso vedere qua in vista, porca puttana? Mi fai andare in vista? Oh, attiva schermo intero. Quindi come sempre, non fanno legge a capo, quindi normativa chiara.

Eh? Non stanno parlando ancora? No. no. Non si, non si sente nulla. Buongiorno. Buongiorno, prendo io la parola ehm, per conto dell'Avvocato Cinzia Calabresi, eh, che in attesa che eh, l'Avvocato Calabresi eh, ci raggiunga, non la vedo per il momento. Connessa, mi chiamo Francesca Villata, faccio parte della commissione dell'Ordine degli Avvocati di Milano che si occupa di diritto dell'Unione Europea, che è preseduta dall'Avvocato Calabresi e alla quale vanno naturalmente i ringraziamenti per il supporto che l'Ordine e degli avvocati e in particolare la commissione tutta nel suo insieme dà per questa iniziativa eh, lo spirito di questa iniziativa l'osservatorio sulla giurisprudenza della corte di giustizia ehm, è, va nel senso di offrire a tutti i colleghi eh, un aggiornamento ragionato eh, sugli nevo, innumerevoli spunti che la giurisprudenza cort della corte di giustizia offre pressoché quotidianamente eh, della necessità um, che l'informazione sulla giurisprudenza della Corte di giustizia vada um, di pari passo con l'aggiornamento normativo, dato il rilievo che la giurisprudenza della Corte ha uh, sull'interpretazione delle norme del diritto dell'Unione Europea e non solo delle norme del diritto dell'Unione Europea. Um, in questa prospettiva la scelta dei temi oggetto di questo ciclo di seminari ehm, si muove intorno a tutti gli ambiti della nostra vita professionale e, e l'attenzione, che naturalmente non può coprire tutta la giurisprudenza della Corte di Giustizia, è ai quei temi che maggiore impatto hanno su un più ampio numero di eh, colleghi dal punto di vista della quotidianità professionale nel contesto del civile, del penale, del, eh, dell'amministrativo, eh, nelle loro molteplici. Eh, la prima eh, conferenza eh, che ha avuto oggetto il diritto dei contratti dei consumatori aveva come eh, focus parallelo quello di ehm, sollecitare l'attenzione eh, dei colleghi non solo sulla su quella specifica sentenza, sulla giurisprudenza interna che ha dato seguito, eh, ma sulla necessità di eh, misurare la giurisprudenza eh, nazionale a anche precedente alla luce del, di quello che la Corte di giustizia ehm, aveva detto in quel contesto. Eh, il tema della relazione di oggi riguarda la libera circolazione dei, eh, delle persone, quindi una delle nozioni chiave del diritto dell'Unione Europea, ma allo stesso tempo intende dare un, um, come dire, stimolare ciascuno di noi ad un utilizzo corretto ma soprattutto all'utilizzo dello strumento del rinvio pregiudiziale in ogni circostanza in cui questo possa essere utile e funzionale um, al, um, al caso del quale ci stiamo occupando. Eh, la nostra relatrice di oggi che è collegata con noi perché l'ho vista tra i partecipanti, forse la formazione può um, la professoressa Lange in, in modo che risulti in maniera visibile in, in, cima, um, in cima ai video di tutti noi um, la redattrice di oggi è la professoressa Alessandra Lange che è professore di diritto dell'Unione Europea nell'Università degli Studi di Milano uh, le abbiamo che ringraziamo per la sua disponibilità e per accettato il nostro invito a parlarci di questo tema, del quale è una eh, esperta di assoluto rilievo. Eh, su questo tema la professoressa Lang ha scritto eh, monografie, innumerevoli articoli saggi ed è un'esperta un davvero riconosciuta eh, e su questo tema partecipa partecipato a Network Internazionale di Ricerca. A, Svolge funzioni di consulenza per la Commissione europea. Quindi è davvero eh, un relatore privilegiato per noi eh, su sull'ambito della libera circolazione delle persone e eh, con lei abbiamo deciso di utilizzare questo ambito come una sorta di laboratorio per ragionare ehm, sull'invio pregiudiziale, sul suo corretto uso e soprattutto sul suo uso più. più ehm, Intenso e frequente eh, da parte dei colleghi. Um, se la professoressa Lang uh, è pronta, io le darei senz'altro la parola, senza sottrarre tempo, una sola indicazione eh, di metodo, però mi è sparita. Alessandra. scusa l'avevo vista in ok eccola qua sì se la ehm, professor mi dà dalo... ok per favore ecco sono presente. pronta do solo un'indicazione di metodo sì. um, rispetto alle domande um, se ci sono domande da parte dei partecipanti Naturalmente la professoressa Lange è disponibile a raccoglierle. Dal punto di vista del modo in cui proporle suggerirei a tutti i presenti di scriverle nella chat se le domande sorgono nel corso della presentazione per lasciare eventualmente in fondo, dopo la presentazione della professoressa Lange, invece le domande che ciascuno di voi voglia invece porre direttamente alzando la mano. Data questa indicazione molto pratica, do senz'altro la parola ad Alessandra Lange. La ringrazio nuovamente a nome di tutta la Commissione di diritto dell'Unione Europea dell'Ordine degli Avvocati per aver accettato eh, il nostro invito e, e dedicarci il tempo, tempo e le sue preziose energie. Grazie, Alessandra. Grazie mille, per me è un grande piacere parlare agli Avvocati di un tema eh, dell'Unione Europea in generale e della libera circolazione delle persone, senza dubbio, perché è un tema del quale io mi sono e continuo a occuparmi eh, da, da molto tempo. Eh, ho preparato alcune diapositive che adesso dovrei aver condiviso. Eh, posso eh, avere una conferma che eh, vediate? Sì. Ok, grazie mille. E, ehm, la mia vuole essere oggi un po' una conversazione, approfittare anche di questo auditorio privilegiato per svolgere alcune considerazioni eh, in tema di ehm, appunto libera circolazione eh, delle, mh, eh, delle scusate non sono molto multitasking volevo far partire bene la presentazione okay. ehm, ecco e, quindi svolgere alcune considerazioni eh, con voi eh, circa l'utilizzo appunto del rinvio eh, pregiudiziale, l'utilizzo della giurisprudenza eh, della eh, Corte di giustizia dell'Unione Europea. Immagino che voi abbiate la eh, provenienza più diversa, vi occupiate come avvocati dei temi più vari e eh, non, non è la mia idea quella di eh, essere eccessivamente eh, approfondita eccessivamente di scendere eccessivamente nel dettaglio ma darvi un po una panoramica generale che eh, forse sarà eh, deludente per chi eh, si aspetta qualche indicazione molto molto puntuale e ehm, magari però spero di eh, sollevare qualche curiosità e qualche interesse come nasce eh, questa eh, l'idea di parlare della libera la circolazione e eh, di scegliere eh, questo genere di, ehm, di impostazione. Eh, nasce un po' da una riflessione: eh, cioè, che dall'Italia eh, non arrivano alla Corte di giustizia dei rinvii pregiudiziali in materia di libera circolazione delle persone. Eh, in anticipo, che libera circolazione delle persone, come ben sapete, riguarda ehm, il tema dell'ingresso, del soggiorno, del trattamento, compresa la garanzia in caso di eh, allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, quale che sia la nazionalità eh, di queste persone. Ed è un insieme di norme che si, si avvicina al diritto degli stranieri per l'oggetto, in quanto eh, riguarda persone che non hanno la cittadinanza dello Stato nel quale si trovano e eh, per parlare dell'Italia non sono cittadini italiani, ma eh, a differenza del diritto dell'immigrazione in generale eh, è costruito sui diritti individuali e quindi il diritto eh, di soggiorno, eh, la protezione eh, contro l'allontanamento la, eh, intesa come eh, costruita in, in termini di diritto individuale e eh, il diritto alla parità di trattamento in sostanza. Eh, non ci sono rinvii pregiudiziali eh, dai giudici eh, italiani e eh, giudici italiani che eh, peraltro sono molto attivi nel eh, sollevare ehm, questioni pregiudiziali eh, in altri settori, ehm, per esempio in materia di diritto del lavoro, ce ne sono estremamente numerosi, appalti pubblici o anche nel diritto dei cittadini dei paesi terzi, quindi il diritto degli stranieri inteso eh, in senso più ehm, diciamo, tradizionale come eh, trattamento di chi non ha la nazionalità di un, eh, dello Stato di riferimento. Eh, non solo non ci sono eh, rinvii pregiudiziali ma eh, sono anche limitate le eh, citazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia che provengono eh, dai giudici nazionali. Mi è capitato eh, di fare proprio un eh, controllo sulla giurisprudenza nazionale del Corte di Cassazione e Corte di Merito e eh, appunto è molto eh, limitato eh, anche l'utilizzo della giurisprudenza eh, della Corte di Giustizia mh, da parte dei giudici nazionali. E quindi, quindi di qui viene eh, spontaneo un po' il proporre a voi avvocati, che quindi siete eh, tutti i giorni a, a avere a che fare con l'applicazione delle norme, Norme nazionali, come vedremo eh, a breve eh, principalmente, ma che derivano eh, da una fonte eh, dell'Unione Europea e che, ehm, in quanto eh, norme di attuazione, in particolare di, di una direttiva, eh, devono essere interpretate e applicate tenendo conto della loro particolare origine detto un'aggiunta eh, non ci sono rinvii pregiudiziali eh, tranne uno effettivamente è stato presentato un rinvio pregiudiziale nel eh, 2015 eh, dal Tribunale di Catania e eh, che però è stato dichiarato eh, manifestamente irricevibile dalla Corte di Giustizia eh, come era la domanda e eh, la domanda eh, che vedete qui è riprodotta ne nella slide era effettivamente un po' mal fatta perché eh, si chiedeva se eh, il giudice nazionale chiedeva se siano o meno contrastanti col diritto dell'Unione Europea, l'articolo 20 e 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 numero 30, successive modificazioni, eh, che è lato di recepimento della eh, direttiva 2438. E, e' quindi una formulazione della eh, domanda pregiudiziale eh, di quelle che mettono in imbarazzo la Corte di Giustizia, eh, primariamente perché la Corte di Giustizia non è il giudice della compatibilità del diritto interno con il diritto dell'Unione anche se assiste il giudice nazionale nel eh, volgere una simile eh, valutazione, eh, perché spetta al giudice nazionale eh, valutare se c'è un contrasto tra il diritto nazionale e il diritto dell'Unione in forza del principio del primato, che è quello che consente di risolvere poi eh, gli eventuali conflitti dando eh, prevalenza al eh, diritto eh, dell'Unione laddove sia concretamente applicabile al caso di specie. E, ehm, però una, appunto, una domanda di questo genere crea imbarazzo alla Corte per, perché eh, le, le, le chiede di pronunciarsi su qualcosa che non, è, non rientra nella sua competenza, però è un imbarazzo alla quale la Corte è perfettamente in grado di ehm, far fronte e anzi ha eh, enorme eh, eh, abitudine a farlo. Eh, perché ehm, riformula la Corte di Giustizia, riformula i quesiti pregiudiziali che arrivano dai giudici nazionali e che le chiedono qualcosa che non è possibile eh, per la Corte. Eh, una domanda alla quale la Corte non può eh, rispondere in considerazione delle sue competenze, quindi, eh, ben avrebbe potuto la Corte dire: Io interpreto eh, le disposizioni rilevanti della direttiva in modo tale da consentire al giudice nazionale di risolvere, eh, di capire se c'è un contrasto col diritto interno e come risolvere. Il punto è che la domanda era molto generica perché gli articoli 21 e 22 e 21 del decreto legislativo sono le disposizioni che riguardano l'espulsione dei cittadini l'unione e in particolare due tipi di espulsione che sono mutualmente eh, esclusivi cioè l'articolo 20 eh, l'espulsione per ehm, motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza e, eh, quindi quando la condotta del singolo che ha un diritto di soggiorno ehm, costituisce una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e invece l'articolo 21 che riguarda l'espulsione per non eh, perché la persona non soddisfa più le condizioni eh, per il soggiorno eh, quindi due una persona non può essere contemporaneamente es es espulsa mh, in base all'articolo 20 e all'articolo 21, perché sono due fattispecie eh, diverse e ehm, il, il singolo caso in, un, in uno orienta nell'altro o comunque eh, c'è eh, nell'ipotesi che la persona soddisfacesse contemporaneamente tutte le, ehm, le, le condizioni previste, che appunto la realtà come sappiamo supera sempre la più incredibile, la più ardita delle fantasie però eh, di fatto eh, non si applicano eh, cumulativamente, ma alternativamente. E il giudice quindi non dà eh, alla Corte di giustizia gli elementi di contesto di fatto, nonché la spiegazione di quali siano le norme concretamente applicabili nel eh, caso di specie, per consentire di, eh, alla Corte di rispondere alla domanda. Ma se la domanda è eh, considerata eh, manifestamente irricevibile e la Corte quindi non si è pronunciata sul caso, eh, però in realtà il problema che stava alla base del rinvio ehm, pregiudiziale proposto dal Tribunale di Catania eh, esiste e come, cioè è un eh, l'attuazione. La, la, delle disposizioni della direttiva 2438 in materia di allontanamento eh, si distacca eh, in, in modo eh, importante nella sua formulazione nella sua formulazione eh, letterale e soprattutto nella sua applicazione rispetto alla direttiva. Quindi ci sono dei problemi nella eh, applicazione eh, quotidiana eh, delle norme e del diritto dell'Unione Europea in materia di libera circolazione delle persone e quindi un, eh, una richiesta di intervento della Corte di Giustizia per aiutare nella migliore comprensione delle, ehm, della, eh, del diritto dell'Unione e quindi a cascata nella migliore applicazione della normativa nazionale di recepimento eh, è, è auspicabile. E quindi sarebbe bene prestare attenzione ai eh, casi che eh, possono eh, dare eh, adito, rendere evidente questi problemi di applicazione. Ma eh, oggi non voglio eh, parlare di eh, allontanamento, questo è uno dei settori eh, nei quali il contrasto eh, tra eh, la normativa italiana e quella dell'Unione Europea è più eh, forse evidente, eh, però mi rendo conto che anche un, ehm, una questione mh, abbastanza eh, tecnica e specifica e non è detto che eh, come avvocati voi abbiate eh, pratica dimestichezza occasione di affrontare eh, questo genere di temi però rimango a disposizione eh, per le domande o per un futuro incontro per approfondire il tema vorrei eh, appunto eh, rimanere in termini un po' più generali di riflessione un po' più generali quindi non ci sono riemvi pregiudiziali ma eh, qualche problema di applicazione concreta c'è ed è anche limitata, vi dicevo, la, eh, le citazioni eh, della giurisprudenza della Corte di Giustizia, fatte dai giudici nazionali, che possono aiutare appunto a meglio definire il diritto e per l'avvocato a meglio precisare la eh, posizione del proprio, del proprio cliente e quindi a arricchire eh, rispetto ai riferimenti al solo diritto interno ehm, quelli provenienti dalla Corte di Giustizia, soprattutto laddove eh, questa possa dare eh, delle Indicazioni per rendere eh, più eh, migliore l'applicazione della norma e chiarire i punti eh, dove sussistano incertezze nell'ambito del diritto dell'Unione. Qual è la, la sentenza più citata? Non è che nessun caso sia mai citato, ma sono estremamente limitati e eh, con un sondaggio, una, una ricerca da me, da me compiuta che eh, manca di scientificità e di ehm, una, un controllo a tappeto, ma è abbastanza rappresentativa il eh, caso più eh, citato eh, dai giudici nazionali eh, della Corte di Giustizia mi sembra essere il caso Metoc che è una, una sentenza della Corte di Giustizia del 2008 che fece molto scalpore quando venne eh, pronunciata e eh, sono passati però eh, più di dieci anni e ancora si continua a, ehm, a citare questo, questa sentenza senza mh, forse guardare eh, che cosa, eh, che cosa eh, è venuto dopo, cosa ha stabilito la eh, sentenza Metoc eh, in questo caso si trattava del diritto di soggiorno del coniuge, cittadino di un paese terzo, di un cittadino dell'Unione, che il cittadino dell'Unione non riguardava l'Italia, non era un rinvio pregiudiziale proveniente dall'Italia, bensì proveniente dall'Irlanda. E ehm, eh, riguardava un'ipotesi appunto di un cittadino dell'Unione che era ehm, sposato con una cittadina di paese terzo e eh, che aveva sposato nel territorio dello Stato ehm, e il straniero extracomunitario era in situazione irregolare, cioè non aveva un permesso di soggiorno. Eh, poiché la normativa sulla libera circolazione delle persone mh, si applica non solo ai cittadini dell'Unione ma anche ai loro familiari, compreso il coniuge, eh, quale che sia la nazionalità, il problema si poneva di eh, sapere se un coniuge eh, che era irregolare dal punto di vista del diritto, di eh, diritto mh, sugli stranieri dello stato di, eh, di residenza potesse beneficiare di questo trattamento più favorevole o fosse soggetto al meno favorevole eh, trattamento in materia di immigrazione. E la questione era molto rilevante perché eh, la persona in questione rischiava di essere eh, allontanata. Eh, rischiava l'espulsione perché, se il suo caso fosse stato valutato secondo il diritto, ehm, il diritto eh, nazionale, ehm, allora eh, il soggiorno irregolare avrebbe portato all'allontanamento, se invece fosse stato valutato eh, alla luce del diritto dell'Unione europea e quindi come coniuge di un cittadino dell'Unione, eh, il fatto di essere irregolare al momento del matrimonio non avrebbe potuto portare alla eh, espulsione e la Corte di Giustizia poi eh, disse appunto in questa sentenza del 2008 che eh, la questione dell'irregolarità della presenza del coniuge prima del matrimonio sul ter nel territorio dello Stato non era rilevante, non doveva venire eh, in considerazione. Poteva essere un illecito amministrativo, e quindi, se del caso, portare un'assunzione di tipo amministrativo, ma non eh, intaccare il diritto eh, del eh, coniuge al eh, soggiorno eh, nel, eh, nello Stato ospite. Quindi un tema che è importante anche per l'Italia, ovviamente, eh, lo è stato di più eh, anni fa eh, quando eh, appunto eh, il, ehm, gli orientamenti eh, a livello di, di governo e parlamento erano particolarmente restrittivi nei confronti degli stranieri. C'era stata anche una modifica eh, dell'articolo ehm, 116 del ehm, codice civile, poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, che appunto cercava di eh, imporre eh, l'essere eh, in regola eh, in relazione alla normativa sul, sul soggiorno come condizione per poter eh, contrarre matrimonio. Norma malfatta e tutto quanto, però, era espressione di un, certo, eh, di un certo orientamento di ostilità nei confronti eh, degli stranieri che eh, emerge a ondate nel nostro paese e che in quel momento era proprio su un punto più, uno dei punti più alti della ostilità, non solo a parole, ma anche attraverso l'adozione dei norme nei confronti degli stranieri. Eh, quindi, una sentenza senza dubbio eh, importante, senza dubbio di riferimento, però eh, risalente. N non c'è nulla in seguito che possa venirci in aiuto. E quindi qui eh, voglio darvi qualche indicazione eh, per, ehm, appunto in una chiave eh, propositiva, eh, di ehm, considerare di più la giurisprudenza della Corte di Giustizia e semmai proporre qualche ehm, rinvio pregiudiziale eh, ben, ben mirato e ben congegnato. A questo punto due parole sulla libera circolazione delle persone per vedere eh, un po' più de in dettaglio. Ehm, appunto sempre senza scendere in eccessivo dettaglio ma vedere qual è il quadro normativo di riferimento quindi dicevo che si tratta dell'insieme delle norme che riguardano ingresso cioè arrivare nel territorio dello stato oggi così difficile in tempi di coronavirus ma ancora la Riguarda soltanto gli aspetti di mobilità strettamente intesa, ma anche le condizioni per eh, trasferire la propria, eh, il proprio centro di interessi da uno Stato all'altro e per soggiornare, cioè per ehm, vivere nel, eh, nello Stato, ehm, appunto, in uno Stato diverso dal proprio. In questo caso, il nostro punto di riferimento è sempre il ehm, cittadino dell'Unione che eh, decide di venire a vivere eh, in Italia o che vive in Italia. Il, ehm, le condizioni di ingresso e soggiorno fino a tre mesi sono eh, assolutamente libere, è necessario soltanto che la persona in questione abbia un documento di identità che certifichi la sua eh, nazionalità come cittadino dell'Unione. Eh, dopo eh, invece tre soggiorni di durata superiore a tre mesi, ehm, il cittadino dell'Unione eh, ha diritto di soggiorno se ehm, è lavoratore dipendente autonomo oppure se ha um, risorse sufficienti per mantenersi e un'assicurazione malattie che copra i rischi eh, nello stato eh, di, di residenza. Eh, in Italia la, eh, il soggiorno eh, per durata superiore ai tre mesi deve essere registrato, quindi l'interessato registra il suo soggiorno e eh, la competenza delle anagrafi. Ehm, delle, delle, i singoli comuni di residenza e ehm, che appunto devono accertare la sussistenza di questi eh, requisiti, quindi la nazionalità e eh, l'essere lavoratore o l'essere eh, titolare di eh, risorse o di un'assicurazione. La libera circolazione riguarda poi il trattamento eh, delle persone, cioè la, la parità di trattamento con i cittadini italiani, quindi più che obblighi specifici di concedere eh, particolari eh, diritti o particolari prestazioni, eh, il diritto dell'Unione pone un principio di parità di trattamento e quindi i cittadini dell'Unione devono essere eh, trattati come, eh, come eh, gli italiani. Eh, e nella, nel trattamento vanno eh, indi indicate anche le norme a garanzia in materia di espulsione. L'espulsione è sempre possibile, anche se non è possibile appunto per i cittadini, ma è sempre possibile solo se però la persona da eh, allontanare sia un eh, pericolo per l'ordine pubblico, per la pubblica sicurezza in ragione della sua condotta personale, oppure se non abbia i eh, requisiti per il soggiorno e costituisca un onere. Per, eh, per lo Stato, appunto eh, per i cittadini dell'Unione e per i loro familiari indipendentemente dalla cittadinanza. Eh, sottolineo questo fatto perché nella giurisprudenza della Corte di Giustizia sono molto comuni i casi nei quali viene in rilievo eh, il trattamento dei familiari dei cittadini dell'Unione. Questa normativa è... Ehm, stabilita in una direttiva eh, del 2004, quindi eh, non, non di ieri, eh, che è stata recepita in Italia con un decreto legislativo del 2007 numero 30, anche esso più volte eh, modificato. L'aspetto peculiare della situazione italiana è che è un po' fuorviante come eh, fu fuorvia in qualche modo l'applicazione di questa normativa stessa è dovuto al fatto che l'Italia ha reso applicabile eh, la eh, disciplina mh, della libera circolazione delle persone anche ai familiari non comunitari del cittadino italiano. Quindi ha modificato l'ambito di applicazione personale della direttiva, direttiva che quindi per il suo testo, nella sua eh, concezione originaria, eh, non era destinata ad applicarsi ai familiari degli italiani. Eh, ma era destinata applicate soltanto ai cittadini dell'Unione e ai familiari del cittadino dell'Unione. Quindi, per fare un esempio, al il francese in Italia, il coniuge del francese in Italia. Eh, ma l'Italia ha appunto, modificato eh, l'ambito di applicazione mh, personale della direttiva, cosa che mh, diciamo, non, non, non crea problemi per il diritto dell'Unione, ma ha... Eh, crea qualche problema eh, nella eh, contaminazione interna e nell'applicazione interna ehm, della normativa. Perché? Perché è molto corposa, eh, numericamente abbastanza significativa, non paragonabile alla normativa in materia di immigrazione, che è eh, decisamente più, eh, più numerosa, cospicua, articolata, ma c'è una certa eh, giurisprudenza italiana in materia di eh, applicazione del decreto legislativo 2730, quindi di questo decreto che dà eh, attuazione a una direttiva, ma applicata eh, nell'ambito eh, diciamo che non è proprio della direttiva, bensì che è proprio della ehm, de 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 ridefinizione italiana, quindi a, eh, ai familiari dei, ehm, dei extracomunitari, dei cittadini italiani. E, eh, perché? Perché l'Italia ha voluto garantire un principio di non discriminazione, questo è, um, è positivo, e quindi trattare um, i eh, familiari dei cittadini eh, italiani allo stesso modo eh, dei familiari dei cittadini dell'Unione, eh, con l'idea che il trattamento per i familiari dei cittadini dell'Unione sia più favorevole di quello eh, per i familiari eh, degli stranieri in generale. E, così. e questo ha però un certo impatto sul modo di, ehm, di interpretare eh, la normativa e per un verso può anche giustificare la ragione per la quale ci sono, non ci sono rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia in materia di eh, libera circolazione delle persone perché i casi, la maggior parte dei casi che vengono decisi eh, dai giudici nazionali riguarda eh, i familiari degli italiani, quindi una materia che mh, non è di diritto del, dell'Unione Europea in senso stretto e eh, ancora eh, perché, ehm, ehm, perché vengano eh, poco eh, citata poco citata la eh, giurisprudenza eh, della Corte di Giustizia eh, perché si tratta di questioni che eh, non, non hanno un omologo immediato nella, ehm, eh, nella giurisprudenza della, della Corte di Giustizia, cioè non, non c'è un riferimento immediato. Però eh, questo, eh, questo fatto, cioè ehm, l'applicazione di una normativa a situazioni che ehm, fuoriescono dal, dall'ambito di applicazione della normativa dell'Unione stessa, mh, porta a un eh, allontanamento nella mh, interpretazione eh, della normativa interna dalla eh, normativa dell'Unione. E eh, questo è un aspetto eh, che talvolta apporta anche conseguenze mh, positive e a volte invece conseguenze negative. Voglio dare due esempi di, eh, di tutto ciò. Ehm, talvolta la giurisprudenza italiana è più favorevole eh, di eh, quella addirittura della Corte di Giustizia e quindi in un contesto del genere non sarebbe utile guardare alla giurisprudenza della Corte di Giustizia o, ehm, ehm, o sollevare una, ehm, un rinvio pregiudiziale. Perché? La, eh, la giurisprudenza nazionale è più favorevole a quella eh, dell'Unione e quindi eh, in questo contesto ehm, si, si può capire perché non ci sia un interesse eh, da parte del, dell'avvocato, eh, il cui cliente trae appunto un beneficio dalla normativa nazionale più favorevole, di eh, arrivare a Lussemburgo soltanto per il gusto di arrivarci e per sentire magari eh, dalla Corte di Giustizia eh, una, ehm, una ricevere una risposta che è, è deludente. Quale contesto? Eh, il, eh, la, la, la direttiva 2004-38 eh, differenzia tra la il nucleo fam della famiglia ristretta, che sono il coniuge, i figli e eh, gli ascendenti, eh, e una famiglia invece in senso più ampio, cioè gli altri familiari, chiunque abbia un non meglio definito legame familiare con il, il cittadino dell'Unione. Possiamo discutere, non è chiaro quale sia il concetto di famiglia, però sicuramente i fratelli e le sorelle rientrano in questa definizione. Ebbene, la direttiva stabilisce che lo Stato deve agevolare l'esame delle richieste di ingresso e soggiorno di questi familiari, per dirlo esemplificativamente, i fratelli e le sorelle intendendo eh, e la Corte di Giustizia ha detto che questo agevolare vuol dire esaminare con particolare cura la domanda e motivare adeguatamente eh, l'eventuale diniego dell'ingresso del soggiorno. Eh, quindi eh, in un senso che lascia discrezionalità eh, agli Stati nel eh, decidere se ammettere o non ammettere eh, la richiesta. In Italia invece, ehm, forse per il nostro concetto più mediterraneo di famiglia, forse perché i fratelli, i fratelli e sorelle li sentiamo eh, molto vicini, ehm, l'orientamento della Corte di Cassazione è che eh, il fratello e la sorella ha diritto di eh, ingresso e di soggiorno se eh, soddisfa le condizioni che il decreto legislativo la, che, che riprende la lettera della direttiva prevede. Queste condizioni sono in sostanza eh, di essere a carico nel, eh, nello stato di origine del cittadino dell'Unione o del cittadino italiano o eh, se ci sono gravi motivi di salute che richiedono eh, un, eh, di vivere insieme in sostanza eh, in Italia quindi una eh, interpretazione più favorevole rispetto a quella ehm a quella della Corte di Giustizia, quindi in questo contesto mh, meglio rimanere eh, con la testa bassa, non farsi notare. Ehm di per sé mh, non è eh, non è problematica questa interpretazione perché eh, si tratta di conseguenze che eh, hanno effetto soltanto in Italia, non, non sono situazioni che poi devono essere riconosciute negli altri Stati, però certamente si tratta di un'interpretazione non corretta eh, e quindi se lo vediamo in modo assoluto, astratto, questo eh, è in contrasto con eh, il, ehm, il diritto dell'Unione, ma eh, in, a favore eh, della parte debole e quindi eh, facilmente poi eh, accettabile. Eh, in altri contesti invece eh, l'interpretazione italiana eh, non, è, eh, non è invece in linea con il diritto dell'Unione e, eh, e eh, è inoltre meno favorevole al, ehm, al cittadino dell'Unione e anche ai familiari del cittadino italiano e qui invece c'è spazio per un'azione decisa. E ehm, mi riferisco all'orientamento sempre di Cassazione che, seppure con, eh, parlando dei ehm, familiari del cittadino italiano, eh, dice che la carta di soggiorno, cioè il documento che viene rilasciato al familiare non comunitario del cittadino italiano, del cittadino dell'Unione che registra la propria eh, residenza, ehm, è un documento che in Italia viene rilasciato dalle questure. In quanto si sia una persona che, ha, ehm, che è familiare di un cittadino dell'Unione, un cittadino eh, italiano. E la Corte di eh, Cassazione eh, ha detto, e ripete in questo anche corti, alcune corti di merito, che il, questa carta di soggiorno ha valore costitutivo del diritto di soggiorno. Eh, e questo è invece un orientamento eh, diverso da quello seguito dalla Corte di Giustizia che ha sempre affermato che la, la, la carta di soggiorno ha valore dichiarativo e quindi è semplicemente un'attestazione eh, di un qualcosa che già esiste, non è la fonte del, eh, del, del diritto. E questo ha un impatto considerevole eh, nel valutare la posizione di chi non ha la carta di soggiorno, sia ai fini della, eh, del, della legittimità del, del soggiorno, sia ai fini per esempio di accesso a, eh, a prestazioni o eh, a trattamenti richiesti eh, all'amministrazione. Eh, all Quindi il panorama è variegato. Eh, alcuni aspetti eh, della giurisprudenza italiana sono positivi, altri molto meno. E allora, che cosa trarre, cosa ci può insegnare la giurisprudenza recente della Corte di giustizia? E qui possiamo, eh, guardando eh, semplicemente alla giurisprudenza dell'ultimo anno, non ha eh, questa alcuna, alcuna eh, valore eh, e ambizione. Ehm, eh, diciamo eh, esaustiva, eh, ma per darvi un'idea che anche in tempi recenti ci sono delle sentenze, ovviamente non rese su sulle citazioni di giudici italiani, ma che sono interessanti e eh, sono interessanti anche, vi spiegherò poi in quali contesti. Voglio citare due sentenze del 2020, mh, diciamo la Corte di Giustizia pronuncerà 5-6 sentenze sulla libera circolazione delle persone ogni anno, non sono eh, un numero anzi fosse 10 insomma è, è per fare un, un numero tondo, non sono poi numerosissimi. Comunque queste andando a ritroso nel tempo, ehm, che voglio richiamare alla vostra attenzione, eh, sono l'una eh, sulla nozione di lavoratore, ehm, perché la, della libera circolazione dei lavoratori godono eh, i lavoratori, eh, della libera circolazione delle persone, quindi questo diritto di soggiorno godono i lavoratori e chi è lavoratore... Non ha necessità né di dimostrare di possedere risorse mh, economiche né necessità di eh, possedere un'assicurazione malattia, che sono invece le due condizioni richieste ehm, agli a altri cittadini dell'Unione. E ehm, in, questa in questa sentenza eh, recente, la Corte ha precisato qualcosa che già emergeva dalla sua precedente giurisprudenza, ma l'ha detto in modo esplicito, che anche la persona che è in cerca di lavoro è un lavoratore. E questo è estremamente importante perché ehm, consente ehm, l'iscrizione in anagrafe quindi eh, anche di chi ehm, sta cercando lavoro e, e sta di, dimostra di essere alla ricerca di un lavoro. E tra l'altro questo mi porta a eh, riprendere ricordare e eh, riportare alla vostra attenzione la definizione di lavoratore, come dato dalla giurisprudenza, e qui eh, riprodotto nella slide. La, ehm, eh, definizione eh, standard tradizionale, eh, che è particolarmente importante perché è una nozione che è svincolata dall'applicazione del diritto del lavoro dei singoli stati. Quindi ehm, qui, questo può essere utile perché invece in Italia ogni tanto si dimentica questo fatto, perché ai fini appunto della libera circolazione e quindi del diritto, del, eh, diritto di soggiorno, e, eh, parità di trattamento il lavoratore e chiunque svolge un'attività eh, appunto eh, sotto la direzione eh, di una persona e ehm, a favore di un'altra di, di una, di un, di un persona non necessariamente la stessa eh, anche se eh, di regola sì, ehm, e riceve una prestazione eh, e per queste prestazioni riceve una retribuzione, quindi indipendentemente dalla sua qualificazione. Questa è una grande importanza oggi eh, dove le forme di lavoro diffuse eh, sono eh, qualificate in base al diritto interno in modo diverso, eh, pensiamo a forme di lavoro della, della gig economy, i lavoretti, i lavori precari che hanno una varia eh, qualificazione giuridica. Eh, e ehm, se lì si, eh, si analizza la situazione del lavoratore alla luce delle categorie lavoristiche nazionali si potrebbe finire per eh, non considerare il lavoratore e quindi penalizzare dal punto di vista della libera circolazione delle persone, eh, un cittadino dell'Unione che invece eh, può beneficiare di questa più elastica eh, definizione di tipo sostanzialistica che eh, viene data dalla Corte di Giustizia. È una definizione che è stata elaborata nel 1986, quindi molti anni fa, ma continuamente richiamata e anche nel eh, 2020 appunto eh, abbiamo eh, un richiamo a questo, a questo caso. Eh, la seconda sentenza che invece voglio richiamare alla a vostra attenzione è molto più collegata al tema di cui vi parlavo un secondo prima, cioè del valore della carta di soggiorno. E la Corte eh, dice appunto che la carta di soggiorno ha valore dichiarativo, lo dice in, nel 2020, ribadendo eh, giurisprudenza precedente, e aggiunge che la carta di soggiorno vale a dimostrare la qualità di familiare. Eh, qui voglio ricordare, eh, richiamare brevemente i casi alla base, il caso alla base di questo rinvio pregiudiziale perché ehm, trovo che sia particolarmente interessante eh, perché eh, ci fa capire come la libera circolazione delle persone sia un tema che trova applicazione anche in settori meno scontati di quelli che forse si pensa. Qui il problema nasceva dal fatto che la, la Ryanair aveva tra i suoi passeggeri di un volo proveniente dal Regno Unito e atterrato in Ungheria un eh, cittadino di paese terzo, in questo caso ucraino, eh, che aveva una carta di soggiorno eh, come familiare di un cittadino dell'Unione residente nel Regno Unito. E, eh, le autorità ungheresi hanno respinto eh, questa persona dicendo che non aveva un visto di ingresso. Eh, essendo ucraino, appunto, avrebbe dovuto avere un visto di ingresso. In, in realtà, la direttiva 2438 dice che chi ha la carta di soggiorno eh, è esonerato dall'obbligo di visto. Eh, il punto eh, nella questione si, ri, si ri, 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 riponeva eh, contro Ryanair perché Ryanair è stata considerata responsabile di, aver, ehm, ehm, di non aver mh, valutato le ehm, condizioni di ingresso in Ungheria di questa persona ed è stata multata per eh, questa condotta perché eh, come penso sappiate le compagnie aeree hanno l'obbligo di eh, verificare che eh, le persone che prendono a bordo soddisfino la legislazione sulla immigrazione dello stato eh, al quale il volo è destinato e quindi qui la controversa nasceva dalla contestazione che Ryanair faceva della multa alla quale è stata ehm, che è stata eh, esposta per ehm, aver, eh, a, a detta dell'Ungheria, eh, diciamo, non aver vigilato a che eh, le persone prese a bordo fossero effettivamente dotate di tutte le eh, permesse e documentazione necessarie all'ingresso. Quindi vedete un aspetto eh, un po' atipico eh, e quindi magari capita a qualcuno di voi che ha contatti con le compagnie aeree, difende delle compagnie aeree, di eh, trovare anche un possibile spunto di interesse eh, in questa materia. Eh, in quali contesti può essere utile... Ehm, questo tipo di eh, senti, queste due sentenze che vi ho eh, citato, tanto per variare un po' e, e ragionare ehm, sulla eh, utilità pratica di questa normativa. Eh, mi sembra che un settore nel quale eh, tenendo conto della pandemia, tenendo conto delle difficoltà attuali, eh, potrebbe essere in, importante fare riferimento a questa giurisprudenza e soprattutto in relazione alla eh, valore della carta di soggiorno, eh, stimolare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, eh, è quello del diritto di soggiorno permanente. Che cos'è? Eh, dopo cinque anni di soggiorno legale continuativo, il cittadino dell'Unione e il suo familiare, ehm, indipendentemente dalla nazionalità, acquisiscono appunto questo diritto di soggiorno permanente che si accompagna eh, a eh, una eh, maggiore, eh, maggiore diritti, una maggiore. Mh, eh, parità di trattamento più ampia con ehm, i nazionali e eh, una maggiore tutela contro l'espulsione. Quindi una posizione più solida. Ehm, per farmi un esempio concreto, il lavoratore che perda la sua qualità di lavoratore prima che passino cinque anni ehm, potrebbe trovarsi in difficoltà e quindi perdere il diritto di soggiorno. Dopo eh, aver acquisito il diritto di soggiorno permanente, il. Ehm, il Uh, il lavoratore che perde il lavoro non rischia più uh, il, il soggiorno. Uh, perché è um, significativo uh, questo secondo me? Due profili. Uno perché in generale dà una maggiore uh, stabilità alla residenza e in momenti difficili... Come questi, eh, forse gli eh, i cittadini dell'Unione presenti nel eh, in Italia eh, hanno interesse a eh, avere la certificazione del loro diritto di soggiorno eh, permanente e se lo sono stati come lavoratori, cioè se hanno soggiornato come lavoratori, magari sulla base di contratti di lavoro un po' eh, strani e regolari, eh, potrebbe essere utile eh, richiamarsi alla giurisprudenza sulla nozione di lavoratore menzionato. Quindi, se voi avete come clienti dei cittadini dell'Unione, eh, forse varrebbe la pena eh, controllare, eh, aiutarli nell'acquisire eh, eh, questo status. E poi per i cittadini del Regno Unito eh, presenti in Italia, perché mh, con, la Brexit hanno, con il recesso del Regno Unito hanno perso la loro qualità dei cittadini dell'Unione, e devono transitare adesso a un regime eh, di, di soggiorno eh, di tipo diverso, eh, dove dimostrare di, di avere il diritto di soggiorno permanente è, è assolutamente centrale. E per i loro eh, familiari, appunto, eh, per i familiari non eh, cittadini dell'Unione, in generale è, è, un, è una, uno status, una condizione molto eh, vantaggiosa. Ecco, questa è la ehm, panoramica che ehm, vi, vi ho preparato, vi ho offerto, eh, tocca mh, po un po' di temi, mi rendo conto che è un po' impressionistica nell'insieme, ma eh, aveva proprio la funzione di sensibilizzare intorno a... Ehm, il tema eh, dell'uso eh, ragionevole, razionale e accorto eh, della giurisprudenza della Corte sia come promozione di nuovi rinvii pregiudiziari sia come, ehm, come ehm, utilizzo della giurisprudenza. A questo punto io ho eh, concluso, fermo, interrompo la condivisione e vedo se ci sono delle, ehm, delle domande o se voi avete le mani alzate quindi dovrei essere ritornata su um, um, nella, nella chat posso vedere adesso la chat e professoressa eh, grazie sono Cinzia Calabrese chiedo scusa a tutti del ritardo non immagino che la professoressa Villata vi abbia informato del fatto che ero in tribunale per un'udienza, un ascolto di una bambina di una minore e quindi purtroppo ho fatto tardi però sono, mi sono collegata ho fatto in tempo a sentire eh, parte della sua relazione interessantissima e desidero ringraziarla così come immagino vogliano fare gli, gli oltre 200 partecipanti come spesso accade, eh, chi partecipa chiede al relatore, alla relatrice di poter avere le slide. Quindi, in questo momento, vedo che c'è questa eh, domanda a cui appunto siamo eh, abituati. Spero che le vorrà mettere a disposizione. In tal caso, le chiedo senza la cortesia dubbio, di inviarle. Posso anche metterle nella chat, non, non, non ci sono. Ecco, io lascio particolari. A lei questa decisione, sì. le sentenze che ci ha indicato, Peraltro, come dire, alcune sono davvero delle primizie recentissime, quindi è entrata proprio nello spirito di questo, eh, del nostro osservatorio. Quindi la, la ringrazio. Il tema, peraltro, che sta. A cuore, visto che mi occupo di queste materie, insomma, di libera circolazione delle persone, di ricongiungimenti familiari, insomma, di tutta questa sfera che è così importante, che ci vede sempre, insomma, impegnati a doverci, come dire, orientare in questo settore, quindi avere. Presenti quelle che sono le sentenze della Corte di Lussemburgo e ovviamente le nostre eh, pronunce interne a cui lei ha fatto riferimento. Non so anch'io stavo guardando se eh, ci fossero appunto, domande, richieste di chiarimenti, richieste di intervento. Non mi pare, scorrendo i vostri volti, vedo facce conosciute, saluto tutti. È un piacere rivedersi, anche se per ora solo in, questo, sotto questa, in questa forma che ormai insomma, ci, ci appartiene. Eh, ecco, grazie di questa condivisione. Allora immagino che siate tutti presi a leggere e scaricare le slide. E... Se Francesca, c'è qualcuno che vuole? Prendere la parola? Oh? No, ho sentito delle voci. E non so se la professoressa Villata vuole intervenire. Per unirmi all'avvocato Calabrese, nel ringraziare la nostra relatrice, e nel senso, in generale, nel senso di uh, dell'intenzione della Commissione di proseguire uh, con questo osservatorio. Uh, con cadenza bimestrale, eh, restando che naturalmente eh, laddove vi fossero delle proposte anche da parte dei nostri partecipanti su eh, ambiti sui quali ritenete che la Commissione possa orientare il proprio, la propria scelta della giurisprudenza della Corte di Giustizia siamo naturalmente disponibili a raccogliere da questo punto di vista l'interesse dei partecipanti che vedo numerosi come già erano stati eh, nella precedente, nel precedente incontro e questo ci dà come dire, entusiasmo per proseguire, e credo in questo senso, uh, il nostro operato insomma. Sì, è, è vero, in effetti eh, noi naturalmente vi proponiamo, grazie alla disponibilità dei nostri relatori, quindi eh, della professoressa Lange in questo caso, eh, vi proponiamo delle, delle sentenze che mh, sceglie prevalentemente la, la professoressa Billata, ma siamo assolutamente disponibili ad accogliere vostre richieste laddove ci fosse la necessità da parte vostra di approfondire. Una, un tema, e quindi ecco che questo è il motivo per cui la professoressa Villata vi ha rivolto questo, questo invito. E io non ho detto alla professoressa Langa perché um, è una cosa che dico dopo, um, nel senso che nel momento in cui un relatore si dichiara disponibile e poi soprattutto ah, il successo che ha avuto la professoressa Lang, ecco il minimo che possa capitare è quello di essere contattati nuovamente per venire a parlare in questo nostro osservatorio permanente. Quindi davanti a tutti poi si fa questa famosa offerta che non si può rifiutare e quindi io la rivolgo alla professoressa Lang e che ecco, sicuramente poi la relazione ci ha dato, almeno a me ha dato degli spunti e quindi saprei già su che cosa richiamare. Come dire su questi schermi, però insomma ne possiamo eh, riparlare in un momento successivo. Intanto, davvero grazie. Vedo che arrivano i ringraziamenti in chat da parte delle colleghe e colleghi presenti e quindi siamo molto contenti. Per cui, vi possiamo dare, se non ci sono interventi da parte vostra, eh, sì, vorrei dare... dire che ringrazio <ride> molto delle vostre gentili parole e volentieri. Eh, queste iniziative mi sembrano sempre meritorie e eh, se poi ci sono degli interessi particolari su temi specifici eh, rimane anche più facile ehm, perché la, la Corte di Giustizia affronta tantissimi temi e in 40 minuti eh, è, è, non, non si riesce a, a toccare tutto eh, e ehm, e quindi eh, se invece ci sono delle indicazioni più specifiche si può eh, lavorare insieme con qualcosa di interessante. Grazie mille. E quindi contate su di me. Grazie, grazie davvero. Grazie di cuore. Quindi in attesa che appunto i partecipanti pensino, individuino magari un, un tema, che se volete poi potete mandare una mail al mio indirizzo, che sono la coordinatrice della Commissione di diritto dell'Unione Europea. Oppure direttamente alla professoressa Millata, però non vorrei eh, intasare la sua mail, quindi fate conto su, su di me: sulla mia mail, eh, cinzia.calabrese, chiocciolacinlex.it, se mai lo scrivo in chat. E comunque li trovate naturalmente ovunque, sull'albo. Quello che riporta anche ahimè, il codice fiscale e altri dati relativi alla nascita. Sono sensibile in questo anno perché è 160 dall'Unità d'Italia ma io collego il mio anno di nascita alla, appunto all'Unità d'Italia nel mio caso all'epoca erano passati 100 anni così mi diventa più facile da sopportare questo giro di boa che si sta approssimando e quindi ecco davvero ancora grazie alle nostre prof e vi diamo appuntamento al prossimo incontro seguiteci su Formasfera che così eh, vedrete la prossima data ve la posso dire o lo trovate comunque sul sito della commissione e, per quanto riguarda invece l'argomento aspettiamo o vostre indicazioni o se no sarà sicuramente la professoressa Villata a individuare argomenti che possano essere di interesse di tutti quindi grazie ancora alla professoressa Langas immagino stia leggendo la chat i ringraziamenti sono tutti per lei meritatissimi grazie alla prossima. Grazie, arrivederci Buon a tutti. pranzo, chi ancora questa vicinanza. Buon pranzo. Tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.